Tina Cipollari, gli scontri tra Gemma e Tina non mancano mai, ma da dove nasce tanto astio? La Cipollari lo racconta in un'intervista rilasciata a Superguida TV. Ecco le sue dichiarazioni: inizialmente a me Gemma piaceva anche come persona, ti parlo di qualche anno fa. L'ho sempre difesa perché io credevo che fosse una donna fragile, anche con delle caratteristiche molto buone, una donna sensibile, colta. E invece poi, nel corso degli anni, quello che è realmente è venuto fuori. Poi l'opinionista aggiunge: è stata una triste scoperta, ma è quella che è oggi. Nel senso, la vera Gemma è quella che abbiamo conosciuto oggi, ovvero, traffichina, cioè una che traffica, che vuole praticamente avvindolare gli uomini e i telespettatori con il suo bon ton, che non è proprio così. Aggiornamento di Anna Montesano: Gemma come Rossella O'Hara. Ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Le due dame non si sopportano e non perdono occasione per litigare e lanciarsi frecciatine nemmeno troppo velate. Questa settimana, però, le due donne sono quasi arrivate alle mani. L'accesa lite è nata per l'ennesimo tentativo della dama torinese di riconquistare Giorgio Manetti, sono come Rossella O'Hara. Domani è un altro giorno, ha detto la dama torinese chiedendo all'opinionista di smetterla di condizionare Manetti. Il cavaliere ha però escluso qualsiasi possibilità di ritornare con Gemma, che è scoppiata in lacrime: non sono riuscita a farmi capire come avrei voluto. Volevo semplicemente capire perché avesse continuato a negare di aver detto di avermi amato. Se me lo avesse detto prima, avremmo potuto prendere decisioni diverse. Sento il linguaggio del suo corpo, è trattenuto. Sono come Rossella O'Hara, che è stata innamorata di Ashley tutta la vita. Il web, dal parte di Gemma, Tina non ha apprezzato il paragone con l'eroina di Via col vento, ma potrà mai paragonarsi a Rossella O'Hara? Ma chi ti credi di essere? Non devi darmi ordini, io dico la mia. La prossima volta ti prendo quei capelli e me li metto sull'abito al posto delle piume. Quei quattro capelli sbiaditi come la tua figura. Dopodiché, Tina Cipollati ha rovesciato un bottiglietta d'acqua in testa a Gemma, tra le risate e gli applausi del pubblico. Inaspettatamente Gemma ha reagito da signora: questo non è niente Maria, sono abituata a ben altro, i capelli me li tiro su, ha detto alla padrona di casa Maria De Filippi. Sui social, però, il popolo del web si è schierato praticamente all'unanimità con la dama torinese. Comunque, Gemma è stata una gran signora a non scomporsi dopo questa cosa. Non importa se organizzata o meno, fossi stata io al posto di Gemma, Tina l'avrei fatta volare a calci, e, se fossi stata in Gemma avrei tirato a Tina una scarpa. All'inizio faceva ridere, ma così sta diventando irrispettosa. Diritti d'autore, riproduzione riservata.